Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4. Dobbiamo parlare. Nello scorso episodio abbiamo conquistato la Prussia, declamato l'impero del Mar Baltico, siamo tutti molto contenti, ma la cosa che ci ha lasciati tutti a bocca aperta è stato vedere che il piccolo Giorgetto III Vasa, che ha 15 anni, non ha un erede. E certo, c'ha 15 anni, ho capito. Saranno anche molto attivi Vasa, ma non ha un erede. E noi possiamo fare un claim sul trono e dire allora il trono spetta a noi e non a Giorgetto III. Ok, calma. Calma, calma, calma. Sì? Cosa? Ok. Penso di aver notato un piccolo problema che non avevo notato prima. Sì, dicevamo. Ma attaccare la Gran Bretagna significa mettersi contro la quinta nazione al mondo per uomini, 122.000, la prima flotta, vediamo subito, la terza flotta al mondo, con Spagna e Ottomani in testa. E noi siamo sotto di loro. Tra l'altro loro hanno 24 navi pesanti, noi 7, non c'è storia. Dobbiamo essere molto astuti e un po' stronzi. Ma lo dobbiamo fare adesso. Perché se il bambino si prende il tempo di fare un erede, perdiamo questa opportunità. Quindi la prima cosa che facciamo in questa parte, in questo episodio, è cliccare su Claim Throne. Adesso, per credo 12 mesi, abbiamo un casus belli. Adesso andiamo sulla corte. Abbiamo disciplina più 5, va bene. Morale delle navi più 10 mi piace molto di più. E qua va tutto bene. Next one. Non è un problema. Diplomazia. La Francia si allea con noi. Delhi si allearebbe con noi. E anche Ayutthaya si allearebbe con noi. Anche. Allora, se la Francia si allea con noi, in guerra contro l'Austria e il Commonwealth, però ci trascina se mi alleo. È molto probabile. Però contro l'Austria e il Commonwealth, ragazzi, fanno ridere. Facciamo che l'alleanza la faccio prima di chiamarli in guerra. Andiamo sull'esercito a questo punto. Ah no, volevo vedere qui nel military. Corruzione a zero, the base currency, e la passiamo nel tempo. Così abbiamo 1126 ducati che possiamo usare in casa per i mercenari. Togliamo la pausa, iniziamo a portare. Intanto sistemiamo il discorso. 6400 soldati adesso arrivano, andate tranquilli. Sistemiamo il discorso dell'Islanda e lentamente iniziamo a distruggere le alleanze che abbiamo. Dissolve Alliance il 27 marzo. Iniziamo a portare i nostri uomini qui al confine. Dove sono gli altri? Qua, perfetto. Upgrade ships? No, non serve niente. Magari possiamo fare upgrade ships su queste se è possibile. Vediamo adesso quando arrivano a casa. Ok, è il momento di rompere l'alleanza con gli inglesi. Beccheremo uno stability hit che farà luce. Beccheremo una quantità notevolissima anche di aggressive expansion. Non credo che partiranno coalizioni perché siamo in pace praticamente con mezzo mondo. Qualora partissero, auguratemi buona fortuna. Aiuto. E adesso, prima di premere sul tasto attacco alla Gran Bretagna, proviamo a fare un'alleanza anche con la Francia. Calmi. Qui l'upgrade 18 navi, lo facciamo subito. Perché comunque devo aspettare adesso di recuperare perlomeno qua le province prima che mi si ribellino. E poi devo riportare le navi da trasporto a casa. Ok, perfetto. Voi rimanete qua. Qui c'era un terzo soldatino che scende.
E quante navi possiamo, quanta gente possiamo spostare? 24 per... Dovevo potenziarla la flotta, ragazzi. È che non so, non ero pronto per sta cosa. 24, quindi facciamo un 16-8. 16 fanti e 8 cannoni per adesso. Gli altri 12 salgono. Qui facciamo un 12... No, 14-4, anche qua. 8. Sì, 8. Ok. Ho fatto vari conti. Cavalleria può rimanere, dai. Ok. Questi mi salgono a bordo. Attach to transport. Non si può perché il transport non è ancora arrivato. Adesso è arrivato. E dovrei avere tutta la flotta qua. Giusto, giusto, giusto. No! Ancora delle fregate leggere, anche queste. Tutto fa brodo, miei signori, tutto fa brodo. Aspettiamo e scendiamo. Questi non si sono ancora alleati con nessuno, bene? Ok, intanto aggiustiamo ancora un po' le navi. Ok, adesso siamo 118. 118! Attach to transport, ci spostiamo. Dobbiamo prendere Londra. Londra è un forte di livello 2. L'altro forte è... gli inglesi con i forti, poverini. L'altro forte è un livello 4 in Northumbria, nelle paludi. Ok, allora. Prendiamo la flotta. Voglio vedere quante navi hanno. Quindi mi sposto adesso nel Golfo Volland per fare un po' di spionaggio. Qui vedo 48.000 e 32.000. Pronti ad attaccare la Francia. Qui vedo 48 navi commerciali. Questa è tutta roba commerciale. Se salgo a Tyne, qui hanno 5.000 uomini. Io potrei attaccare qua sopra. Fammi vedere se in Scozia hanno gente. Io attacco qua. Attacco Hull, sbarcando da Tyne. E poi cerco di scendere e poi cerco di portare le altre truppe. Ok. Facciamo passare un mese. 1° agosto del 1621. Declare war è fattibile, sì. 130.000 uomini contro 89, 21.000 cavalli contro 13, 43.000 cannoni contro 79, meno 5 stabilità, non meno 6. Per fortuna, ma adesso è tutto un altro discorso. Royal marriage con la Francia e tentiamo di fare l'alleanza francese. Attacchiamo a settembre perché se riesco a portare i francesi è un diversivo notevolissimo. È un diversivo notevolissimo. Perché poi gli inglesi vanno in confusione perché iniziano ad attaccare anche la Francia. Però dobbiamo avere... Ok, dobbiamo avere prontezza. Offer alliance. È accettata. Non entrano. Non entrano. Cazzi loro. Take capital London. Ci aiuterà il loro peso nel caso di una guerra contro... una guerra di coalizione. Take capital London. Meno 5 truce. La dobbiamo fare da soli, ragazzi. Che Dio ce la mandi buona. Abbassiamo la war exhaustion. Portiamo la stabilità a zero. C'è subito uno scontro di navi. Ah... Sono le navi commerciali, però mi hanno già spottato, infatti adesso arrivano con quelle pesanti. Scappo da qua, vado in North Sea. Intanto parte una coalizione. Penso che andrò a sbarcare a questo punto sulle Orkney. Diamo il forced march e... no, le Orkney le devo prendere da quest'altro lato. Attacchiamo dalla Scozia, ragazzi. Attacchiamo dalla Scozia. Rostock intanto si è ribellata, bene. La Boemia entra in coalizione, ok. Niente, la flotta britannica, ragazzi, si scontra con noi e è un casino. Non riusciamo a sbarcare, porco cane. Questo è un problema. Questo è un problema grosso perché io avevo praticamente pensato di sbarcare e di risolvere i problemi. Però
E invece non riesco. Aspettiamo che gli inglesi a questo punto spostino la flotta. Avrei dovuto fare magari delle navi in più. Il problema è che poi non so quanto mi dura la... quanto mi durava il... così dice War Goal, quindi... Portiamo in Norvegia gli eserciti a questo punto. Ok, velocizziamo. Adesso ce la far passare un po' di tempo. Avrei dovuto fare l'upgrade alle navi, magari. Facciamo passare un po' di tempo prima di rimbarcarci. E poi la riproviamo. Ok. Quando vediamo che qui il morale è alto, ci si riprova. Quasi. Ora ad aprile si parte. Ok, stop. Di nuovo. Però facciamo il giro largo. Non voglio che mi intercettino. Non voglio che mi intercettino. Provo a fare il giro largo per sbarcare in Scozia. L'idea di prendere le Orkney mi piace molto perché poi c'è un potenziale di stack wipe molto notevole. Il problema è che possono farlo anche a me lo stack wipe, eh. Questo è una cosa da tenere in considerazione, però intanto iniziamo a sbarcare. Le prendiamo, le isole, non le botte. Ok, molliamo un assedio, le truppe vanno adesso a Bergen. Qui passiamo in Sutherland. Benissimo. Benissimo. Adesso abbiamo la nostra testa di ponte. Nell'ipotesi peggiore prendiamo i mercenari ed iniziamo a scendere e ad assediare i forti. Mercenari. Costano però tantissimo. Gli HP Elite sono quelli che costano meno. Non posso? Ah, li posso fare soltanto cazzo. Li posso fare soltanto in Finlandia, probabilmente. Allora, aspettiamo con i mercs. Vediamo di fare qualcosa di meglio. Parliamo... benissimo. Prendiamo Sunderland e continuiamo a scendere. L'obiettivo è prendere la capitale Londra. Ok, altri 24. A questo punto facciamo un po' di carpezzigio e iniziamo a prendere la Scozia in toto. Perché sembra che non abbiano tantissimi uomini da queste parti. Bene. Qui aggiustiamo le navi. No, aspetta che qui metto un generale. Ok, settembre. Passa il turno. E avanti. 55.000 ne hanno. Io adesso voglio proprio vedere... che cosa succede se le forze dell'esercito svedese vanno ad intercettare quelle inglesi. 55.000 uomini, noi qui ne abbiamo 42. Presto ne arrivano altri. Ok, the state need the money. Quanto abbiamo? Meno 5. Grand Company costa 1.000. Costano tanto. Armagnac, no, lasciamo perdere, facciamo cadere il forte. Facciamo cadere il forte perché qua ho come l'impressione di poterla gestire bene se cade il forte. Fammi uno Scorched Earth ovunque, in modo che ci si metta tanto tempo a passare.
Questi si vogliono fare fregare. Guardate che se cade adesso il forte di Dumfries, questi sono bloccati. Dumfries è caduta. Mi attaccano ad Ayrshire. E voglio vedere cosa succede adesso. Voglio proprio vedere cosa succede. Che adesso prendo l'Austin. Eh no. Qua ci vado io. Io arrivo il 21 ottobre. Tu quando arrivi il 26. Mi hanno fregato. Vanno in Irlanda. Vanno in Irlanda. Se riusciamo a bloccarli in Irlanda, però, onestamente, non è neanche malissima. Scappano. Andiamo in Northumberland. Questa è bellissima. Allora, diamo un'occhiata al resto. Sembra che gli inglesi non stiano attaccando altrove. Ah, posso fare una riforma del governo. Vabbè, facciamola. Machiavello. Massimo assolutismo più 10, ma aggressive expansion più 15 no. National rest meno separatismo mi piace. Meno corruzione. Cosa vuol dire questo? Expand administration cost più 20. E questo diventa 0, ma non mi serve. Liberty desire, no. Prendo meno unrest e meno anni di separatismo. Adesso qui metto un esercitino piccolo, da questo lato, per fare da bait. Da esca. E ecco, guardate, non ve lo lascio dimostrare. Adesso questi hanno un river crossing. No! Che stronzi. Hanno mangiato la foglia. Hanno mangiato la foglia. Niente, riproviamoci, aspettiamo che abbiano il lucchetto, perché poi quando hanno il lucchetto arrivano il 31 dicembre. E noi dobbiamo sperare che questi tengano duro per qualche giorno. Non tanti. Ecco qua. Allora, l'attacco, adesso si prendono un crossing di meno 2 e si trovano il mio 3 stelle di fronte e qui beccano una quantità di botte spaventosa. Se io adesso riuscissi con le navi a bloccare, e non ci ho pensato, dannazione. Mettiamo le navi qua, per favore. Perché la prossima volta che fanno un numero del genere, gli facciamo lo stack wipe. Se soltanto ci avessi pensato, cavolo. Perché adesso hanno il grosso dei loro eserciti in Irlanda e devono ritornare in Scozia. Noi Londra la vediamo col binocolo, però intanto abbiamo fatto bene. Qui possiamo prendere le ibridi. Ah, adesso portano la loro di flotta. Furbi. Però se c'è una battaglia navale in corso, come la mettiamo? Nuovo gruppo di idee. Questo lo facciamo nel prossimo episodio. Perché adesso qua è importante. Northumberland cade. Mi pare di capire che mi stiano massacrando in Nord America. C'era da immaginarselo. E finché rimangono lì, per me è una cosa molto fortunata. L'unica sarebbe per loro utilizzare le navi per farsi riportare, insomma, a casa. Però avendo preso adesso il Northumberland, noi possiamo mandare il grosso dell'esercito a Londra. Mentre il resto fa veramente i porci comodi e il carpet sieging. Non c'è nessun motivo di perdere tempo. Stanno tirando su un sacco di piccoli eserciti che noi puntualmente distruggiamo.
e adesso perderanno tutto il controllo della Gran Bretagna e Londra è già sotto assedio, perfetto. Quindi bombardiamola. Ecco che arrivano, quelli qua. Iniziamo a salire, che non hanno mica imparato la lezione. Non l'hanno imparata. Cioè, ho portato tutti i cannoni, ma sono scemo. A me questi se arrivano giù, devo portare la fanteria sopra. Aiuto. Potrei prendere delle idee militari. Sì, però... magari stacco la tecnologia prima. Perché se faccio cadere Londra è molto più veloce, è molto meglio. Temo che dovrò prendere anche l'Irlanda. Temo. Ok, London è caduta, 22%. È ottimo, però... non è tutto, insomma. È ottimo, ma... si può fare di meglio. Io nel frattempo... do l'ordine di costruire... svariati galeoni. E che ci si impiega la vita ovunque. Utilizzo un po' di quattrini proprio per la costruzione dei galeoni, perché contro gli inglesi senza la flotta è un dramma. E però noi abbiamo messo completamente sotto controllo l'isola britannica. E adesso penso che tenterò un trappolone per far fuori l'esercito e aumentare ancora di più la War Exhaustion. Poi il punteggio qui andrà salendo, però... aiuta gli a medium? Questi va a finire che si levano dalle palle. Ok, portiamoci tutti insieme appassionatamente a nord... gli diamo l'impressione che possano sbarcare e prendere d'assedio il forte di Dumfries. Tipo mi ritiro. Voglio vedere se passa. Sposto anche la flotta più in là. Sembra di no. Ok. Un call to arm sarebbe fattibile da parte della Francia se gli pagassimo 4.000 ducati di debito, che onestamente, ragazzi... lasciamo perdere. Proviamo a farlo nell'assalto. E a sto punto. A sto punto. Ti prego, ti supplico. Ho fatto tutto tranne mettere war. Ah! La preparazione puntigliosa, mannaggia. Dai che è il 28 di gennaio, li vendiamo. Buono. Buono, ragazzi. Buono, buono, buono. Buonissimo. Voi andate a Ligo. Andate l'Americ. Magari prendiamo questo territorio così non riescono a scappare. O vanno ad Esmond magari direttamente. Vanno ad Esmond e quindi li seguiamo. Siccome senza generale, cazzo. Ah. Niente.
Danzica si rivolta, c'è da aspettarselo. Ok, andiamo a Desmond adesso a distruggerli. Desmond, con cui ho fatto una serie che mi è rimasta nel cuore all'inizio del canale. Ok. Buono, stack wipe. Non hanno più truppe. Prendiamo anche l'Irlanda. Qui hanno la flotta che si stava aggiustando. Adesso guardate che... guardate che portano la flotta e mi bloccano in Irlanda loro. Ok, Sligo cade. Quanti forti in Irlanda. Incredibile. Vediamo se l'aiutai adesso si leva dalle palle. Meno 10, se gli offriamo un tributo tipo una stretta di mano. Ok, Desmond è caduta. Bellezza, spettacolare. Non abbiamo preso l'isola di Man, ma ce ne faremo una ragione. Guardate intanto la Francia come sta menando il Commonwealth. Stanno stravincendo contro il Commonwealth i francesi. E la Frisia entra in coalizione. Allora, per vincere facendo il Union with Great Britain ci serve l'84% e non ci siamo minimamente vicini. Aiutaia è a meno 7. Intanto stiamo facendo un po' di navi in più. Le idee le sblocchiamo nel prossimo episodio. Abbiamo il controllo a questo punto di Inghilterra e Irlanda, però c'è da far passare un po' di tempo in più prima che questi... che i punti salgano. Perché probabilmente se andiamo nelle Americhe... esatto, abbiamo perso totalmente il controllo delle colonie. Cioè le colonie sono in mano degli inglesi, noi abbiamo il controllo. Che cosa offrono? We'll be forced to pay Sweden reparation? No. Newfoundland will concede new colonialists in America? No. Ci offrono delle colonie, non hanno capito bene che cosa sta succedendo. Non hanno capito secondo me, ragazzi. Adesso questi sono in acque più, che non sono più loro. Possono stare soltanto vicino all'isola di Man, altrimenti non hanno, penso, il maintenance. Dov'è la mia flotta? Ah, mi stanno bloccando però. Mi stanno bloccando la flotta e non riesco più a tirare fuori gli uomini. Quindi per fare blocchi navali. Velocizziamo in modo da buttare aiutaia fuori dai giochi. Ok, qui possiamo affondare la flotta. Piccolina. E ritornare a casa nostra, ok. Gli uomini li lasciamo qua, torniamo a casa nostra perché loro tentano qui di farmi dei blocchi che fanno guadagnare anche un sacco di punti, ma adesso cerchiamo di romperglieli. Ok. Ok. E adesso select mission... Hunt enemy fleets in the Baltic. Vai. Adesso cerchiamo di distruggere le flotte del Baltico. Adesso non so se cercheranno di far sbarcare truppe in Inghilterra. E in... può essere. E in tal caso dobbiamo essere bravi a farli rimbalzare. Aiutaia esce. Passiamo dal 30 al 55%. Meno 99. Ok. Tanto un po' di flotta. La mettiamo insieme. Abbiamo un po' di navi pesanti in più. Che insomma tutto fa brodo, no? Quanti galeoni abbiamo adesso? 11.
Andiamo a farne un po' di più. Cosa offrono? No. Quando vedo i ducati, no. Dovevo conquistare anche l'isola di Man, però. Ragazzi, chiudiamo l'episodio qua. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. 56% della Personal Union sull'Inghilterra potrebbe essere piazzata dalla Svezia. Incrociate le dita e ci vediamo nel prossimo episodio.